Benvenuti alla casetta. Le castagne. Castagne. Tra poco il fuoco. E c'è anche l'artista di questa sera. Eccolo qua, Osvaldo Ardenghi. Ciao. Ciao Osvaldo, come va? Tutto bene? Bene, bene. Lavoro bene? Male, male. No, dai. Ci racconti un po'. Con Covid siamo stati. Il Covid ci ha bloccato tutti. Sto riprendendo adesso, tra le quali una. Qui stasera. Bene, dai. Ma le tue esperienze ho letto da qualche parte, gli Annacci, ci puoi dire due parole in merito? So che hai inciso anche dei dischi, qualcosa. Sì, ho inciso parecchi dischi, ma sempre per hobby. Perché io ho fatto 30 anni in metalmeccanico e poi sono stato catapultato nella comicità dagli Annacci. Non ho mai pensato di fare comico in vita mia. Bello questo, dal metalmeccanico infatti io sono l'artista meno colto d'Italia, ma ho contribuito alla cultura perché montavo macchine per rilegare i libri. Quindi se voi avete studiato è grazie anche a me che ho prodotto le macchine per rilegare i libri. Senti, hai lavorato con gli Annacci? Quasi 20 anni. Ah cavoli, non è poco, eh? Bene, dai Osvaldo, come ti trovi qui alla casetta, come impatto? Il patto è buono, nel senso di comunque di paese, di popolare, no? Che mi. Ah, bene, dai. Non con la puzza sotto il naso, poi ho visto c'è anche un bergamasco, quindi. Ecco, bene, dai. Noi di Dentro e Fuori, che è il nostro giornale di informazione locale. Dentro e fuori? Dentro e fuori, sì. Non ho nessuna locandina qui, purtroppo l'ho dimenticata. E la Ferrari da Casalini. Sì, ti auguriamo una buona serata, un buon lavoro. Grazie. E per il futuro tocchiamo ferro, o se no. Tocchiamo le castagne che ci portano bene, buon lavoro a tutti. Fa una ripresa delle castagne. Grazie, buon lavoro, grazie. Osvaldo. Grazie.